È partito dall'eremo di Sant'Onofrio il fuoco del Morrone, simbolo di pace, fratellanza e riconciliazione, appuntamento che sancisce ancora una volta il profondo legame che collega il territorio peligno alla città dell'Aquila nel nome di Pietro Celestino V e che caratterizza la 728esima perdonanza celestiniana in questa edizione che vedrà domenica 28 agosto la presenza di Papa Francesco per l'apertura della Porta Santa e la recita dell'Angelus in Mondovisione da Collemaggio. Messaggio soprattutto di pace, messaggio di fratellanza, di amicizia fra gli uomini che nel nostro piccolo ribadisce un'amicizia fra due città, fra due territori che sono il Sulmonese, la Valle Peligna e l'Aquilano, ma tutta la provincia dell'Aquila e l'intero Abruzzo, e a guardarlo in maniera un po' più grande è un messaggio di pace universale di cui c'è fortissimo bisogno in questo momento e tutti sappiamo che cosa sta accadendo, in particolare in Ucraina. Non è la sola guerra, ma è quella che forse ci tocca di più emotivamente. Il fuoco del Morrone ha iniziato il suo percorso che lo porterà all'Aquila il 23 agosto con l'ultimo tedoforo di nazionalità ucraina per inserirsi nel corteo della bolla davanti alla Basilica di San Bernardino. L'evento della perdonanza dell'Aquila è un evento epocale, non soltanto perché va in mondovisione sia l'Angelus che l'apertura della Porta Santa, ma anche perché un pontefice dopo 728 anni viene ad aprire una Porta Santa al di fuori delle basiliche romane e la viene ad aprire all'Aquila per il giubileo della perdonanza celestiniana. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere Papa Francesco all'Aquila, ma non è soltanto per l'Aquila, perché la parola sarà in mondovisione. E forse ritornare alle origini di questo messaggio che mano a mano è andato annacquandosi. C'è questa richiesta perentoria dell'amicizia tra le persone, quella sincera, fatta in nome di Dio e che era talmente importante da meritare l'assoluzione di tutti i peccati. Oggi la colonna portante di ogni pensiero e di ogni sensibilità civile e religiosa si chiama Pietro da Morrone. Credo che oggi sia stato esemplificato con la venuta di Papa Francesco il vero messaggio di Celestino V, che nel 1294 partì proprio da questi territori della Valle Peligna per raggiungere l'Aquila e che oggi è stato ripreso e sarà recuperato poi da Papa Francesco affinché divenga un messaggio di natura universale. Quindi un perdono e l'Aquila città del perdono insieme a tutte le aree interne per dare un messaggio alle comunità, ai popoli, un messaggio di riconciliazione, di pace e finalmente di rispetto fra le persone.